Lacrimini su Ai Spolli. Dalla tecnologia tradotta in versione spollinata con l'imbarcazione Ai Spolli alla categoria pesi molli e ancora l'imbarcazione denominata indicatore CE. Queste ed altre le imbarcazioni più originali che hanno solcato le acque dell'Arno da Giovia a Ponte Buriano per la 28ª edizione della Spollinata. Per chi non lo sapesse, la manifestazione richiama l'antico rito dei pennuti del cosiddetto bagno di terra per tenere lontano i parassiti. Ad Arezzo significa fantasia, goliardia, tradizione per una manifestazione che si rinnova ogni anno e si conclude con la festa all'ombra del Ponte della Gioconda. Tra le imbarcazioni che hanno partecipato, la prima a raggiungere Ponte Buriano è stata la canoa denominata Frullino. Ai Spolli è invece arrivata per seconda, terzo Gualberto Gualdani a bordo della sua canoa fatta con il parquet. Vince su tutti l'imbarcazione denominata categoria pesi molli, una ricostruzione a dir poco fantasiosa di un ring dove si combatteva, manco a dirlo, la ripresa numero 69. Dopo la premiazione, il pubblico si è intrattenuto presso gli stand gastronomici della Cric di Ponte Buriano Cincelli tra buona cucina, musica e divertimento, e l'appuntamento con la Spollinata è al 2017.